fatto così, eravamo in un ristorante, sto parlando del titolo, dell'idea, del nome fantastico. Eravamo in un ristorante a Roma, c'era Jürgens, e c'ero io e c'era Enzo Trapani naturalmente, e Jürgens ha ricordato una trasmissione spagnola che aveva molto successo, che si chiamava appunto Fantastico. A questo punto Trapani ha detto, noi faremo Fantastico in Italia. Chiamiamo subito Alberto Testa, che sarà uno dei nostri autori, e nascerà così questa trasmissione. E infatti ha fatto Fantastico. Naturalmente in questa trasmissione, oltre alla parte musicale, a queste cose, ci dovevano essere i giochi. Trapani odiava i giochi, non li capiva. Perani impazziva, cercava di spiegare, fra l'altro Perani li spiegava malissimo perché non capivamo niente neanche noi. Comunque non li capiva, e non li capiva ma li voleva stravolgere, al punto che quando c'era la massima tensione, che per Perani era il momento più importante perché lì il gioco doveva aver successo, cosa faceva lui? Metteva qualche cosa che macchiava questa cosa.